Raghi, lo stavate aspettando da un po', almeno alcuni di voi, perché hanno visto su Instagram che ho fatto qualche settimana fa, un annuncio di una brutta notizia. Non sto morendo, ok? Voglio tranquillizzarvi un po', però è una situazione particolare, c'entra la mia salute. Se molti di voi hanno visto il Draw My Life, c'entra con la mia malattia, che è una malattia rara. Diciamo che intacca le ossa, quindi mi dà dei problemi. Le ossa sono molto fragili e insomma qualche altro problema di salute, però principalmente quello. Che succede? Una complicazione della mia malattia è una cosa che si chiama scoliosi. Che cos'è? È una... non so se chiamarla malattia, è praticamente quando la tua spina dorsale non è totalmente dritta come dovrebbe essere. Per esempio, questa è una spina, questa è una schiena normale, questa è una schiena che assomiglia alla mia. C'è qualche problema e ovviamente in alcuni casi magari ci si può anche convivere. Il problema è quando magari questa condizione diventa più grave. Io, per esempio, ho una curva nella mia schiena che è di 50 gradi ed è tanto. Molti di voi quando mi vedono di solito mi chiedono: ah, perché sei così bassa? Beh, questo è uno dei motivi per cui sono più bassa del solito. E queste, diciamo, ultime settimane sono un po' mancata, ho cercato di fare tanti video e di tenermeli per i giorni in cui non ci sarei stata, però non ci sono riuscita, perché dovevo fare delle visite. Il mio medico sta a Roma e quindi dovevo, diciamo che ogni anno vado a controllare la mia salute, come sta andando, eccetera. E quest'anno mi hanno detto: guarda, siamo arrivati in un punto in cui questo discorso non può essere rimandato, hai bisogno di operarti. È una cosa di cui io ho tanta paura, per questo ve ne sto parlando. Diciamo che non voglio tenervi all'oscuro, nonostante non vi abbia mai portati dentro la mia vita così tanto, non, a parte qualche magari Q&A non abbiamo parlato tantissimo, anche se io con voi ci parlo sui commenti, su Instagram, ogni giorno quando vi vedo, quando vi incontro, però mai così. E lo faccio perché sento che è una cosa importante quella che sta per capitare, soprattutto, insomma, perché magari qualcuno di voi potrebbe essere nella mia stessa situazione. Ho conosciuto anche dei miei fan che hanno, per esempio, la mia stessa malattia. E quindi vorrei che questo video fosse anche, insomma, un modo per rincuorarvi, anche per dirvi che sì, ci sta avere paura, è normale, però bisogna sempre avere, diciamo, un occhio positivo, ok? Vivere la nostra vita ogni giorno al meglio e va bene, qualunque cosa succeda andrà comunque bene. Io spero che, come ogni operazione, diciamo, mi migliori la vita. Certo, magari mancherò qualche mese, non potrò vedervi, non potrò venire con voi magari ai comics, o non lo so, a qualche firmacopie per un po' di tempo, però sicuramente mi metterò in sesto, spero presto, e anche se farà un po' male ne sarà valsa la pena, perché vuol dire che poi potrò vivere di più, più felice, più potrò muovere, sarò un pochino più alta per tutti quelli che mi guardano e mi dicono: ma quanto sei bassa? Prenderò un paio di centimetri. Non so ancora la data di quello che succederà, insomma, di questo evento, diciamo. Spero che sia almeno dopo le feste, perché comunque ho il Lucca Comics, vi ricordo, che è una delle ultime occasioni che avremo per vederci. Poi sarò al Games Week e altri due firmacopie a novembre, prima del Games Week. Dopodiché, raghi, non so quando sarà il mio prossimo evento. In realtà non so neanche se riuscirò a fare video ogni giorno, se quanto tempo mi ci vorrà per riprendermi e registrare, anche perché so che passerò un po' di tempo all'ospedale, comunque facendo fisioterapia, cercando di riprendermi, di camminare, eccetera. Mi dispiace anche lasciare la mia casa, che sto qui a Palermo assieme a Robby e a Fili, e non vederli per un po' di tempo. Però cercherò comunque di fare dei video,
prima di andare all'ospedale, portarmi avanti di un bel po', così che almeno ogni tanto a settimana mi possiate ancora vedere, magari vi faccio ridere. Comunque so che non sarà un periodo facile né per me né per i miei genitori, per i miei amici, Roby e Fili. Siete gentili anche con loro perché sono tanto preoccupati, si stanno comportando molto bene. E so che sarete anche gentili con me e vi voglio tanto bene e vi ringrazio tantissimo per tutto il supporto che mi date ogni volta. E quando mi perdonate, anche quando non magari pubblico tutti i giorni. Comunque mi rincuoro col fatto che non è il mio primo intervento, ne ho avuti già tre, due alla gamba e uno a questa spalla. In realtà ho anche le cicatrici, si vedono, non so se si vedrà questa, praticamente qua, e poi ce l'ho tutta sulla gamba che però non posso farvi vedere. E poi in realtà ne ho una sulla spalla, ma non so se si vedrà, probabilmente no perché la telecamera segue la mia faccia. Perché sono tipo mezzo bionica, no, non mezzo bionica, però diciamo delle placche che aiutano a sorreggere le mie ossa, quelle più fragili. Insomma, sono stata anche fortunata perché grazie a queste posso muovermi, posso camminare, non sono costretta in una sedia a rotelle. Anche se mi ricordo che non sono assolutamente stati facili nessuno dei due interventi, più che altro perché sono tanto dolorosi. Raghi, si supera tutto, ma erano davvero dolorosi. Però diciamo che ci sta avere un po' di dolore nella vita, per qualunque cosa. Il dolore magari ci fa imparare delle lezioni, o comunque ci serve tanto per sentirci, diciamo, vivi, ok? E quindi so che ci sarà. Ma va bene così, siamo tutti esseri umani, tutti proviamo a dolore, chi in un modo, chi in un altro. E so benissimo che ci sono persone che ce l'hanno più dura di quanto ce l'ho io, lì fuori nel mondo, nella vita, perfino tra voi fan. Quindi la brutta notizia era questa, il fatto dell'operazione, che avevo terrore di dirvi perché sono stata molto triste prima di accettare questa notizia. Però poi ci si convive e si va avanti. Comunque ho tanti progetti, sto continuando a progettare un sacco di cose sul mio canale. E in realtà vorrei ispirarvi di più, vorrei lasciare qualcosa che ispiri le persone, che ispiri i ragazzi, che ispiri voi, i ragazzi e le ragazze che un giorno diventeranno le persone importanti del futuro, insomma, anche se io sono abbastanza giovane. Però voglio lasciare qualcosa che vi piace, vi fa sentire delle emozioni e vi sprona ad essere magari delle persone migliori. Se volete darmi una mano in questo, potete scrivere qui nei commenti che cos'è del mio contenuto che vi fa sentire meglio, diciamo che vi ispira ad essere una persona migliore, o magari anche semplicemente che vi fa ridere, che vi diverte, che vi migliora la giornata. Perché alla fine lo scopo del mio canale YouTube è anche questo, non solo perché mi piace farlo e adoro fare i video e imparare come fare cose nuove, ma anche per, insomma, lasciare un messaggio, ispirare tutti quelli che mi seguono. Spero sia una buona azione. Comunque ci vediamo domani con un nuovo video e ricordatevi che vi voglio tanto bene, non sto sparendo, state tranquilli e ciao ragazzi!